Don Matteo 12, trama, nona puntata. Il parroco salva una ragazza. Don Matteo 12 è arrivato alla sua penultima puntata. La fiction prosegue e nel nono appuntamento intitolato Non desiderare la donna d'altri, il parroco sarà alle prese con un avvenimento davvero tragico. Per fortuna il suo intervento provvidenziale riuscirà a scongiurare il peggio. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Don Matteo 12, dove eravamo rimasti? Ancora una volta viene ritrovato il corpo senza vita di una donna. Si presenta ben presto Chiara a testimoniare, la figlia della donna che ha perso la vita. Chiara sostiene che a togliere la vita a sua madre sia stato proprio Don Matteo e lei sostiene di essere proprio la figlia. Per non far emergere lo scandalo, il parroco avrebbe deciso di assassinare la donna. Don Matteo decide di non rispondere agli interrogatori, rendendo così ancora peggiore la sua posizione. Alcuni iniziano a sospettare di lui, ma Anna si impegna affinché emerga la verità. Intanto suor Luciana si comporta in modo strano con Nino, perché quest'ultimo ha finto con lei di essere diventato sacerdote. La suora missionaria è entusiasta e dunque Cecchini dà un aiuto a Nino e finge di essere sempre stato a conoscenza della sua vocazione. I momenti divertenti quindi non mancano. Don Matteo 12, trama nona puntata. Il disturbo di Nino. Don Matteo, dopo essere stato ingiustamente accusato nella precedente puntata, riesce ad avere la sua occasione di riscatto agli occhi degli altri. Infatti improvvisamente si rende conto dell'incendio a casa di una donna che si sospettava subisse violenza domestica. Per tale ragione il parroco si precipita immediatamente a casa della signora in questione e riesce a trarla in salvo dalle fiamme che ormai avvolgono tutta la casa. La ragazza rischiava di essere vittima di un femminicidio e particolarmente colpita anche Anna vuole vederci chiaro, ma non può fare a meno di celebrare il gesto eroico di Don Matteo. Il parroco di Spoleto ha rischiato molto perché non si è protetto dalle fiamme. Intanto Nino accusa un disturbo davvero insolito che dà vita a una serie di inconvenienti. Quest'ultimo sente soltanto le voci femminili e sembra quasi sordo quando invece sono gli uomini a parlare. Il disturbo sembra non poter essere risolto e per questo motivo gli equivoci e i momenti divertenti sono dietro l'angolo. Tra Anna e Nino si creano simpatici siparietti, ma anche con il PM. Don Matteo 12, trama nona puntata. Problemi tra Hordi e Sofia. Per Hordi, per fortuna, sta arrivando il momento della svolta e il ragazzo ha la possibilità di realizzare i suoi sogni. Deve infatti fare un provino in una scuola di ballo molto prestigiosa a Roma e questo potrebbe causare problemi alla sua relazione, perché se venisse accettato decreterebbe un allontanamento. Hordi decide di sostenere ugualmente il provino tra tante difficoltà e anche molta agitazione, dato che in alcuni momenti crede di non essere all'altezza. Il ragazzo tenta di superare la prova senza pensare a ciò che potrebbe accadere alla relazione con Sofia. Improvvisamente però qualcosa fa cambiare drasticamente la situazione. Sofia decide di parlare con lui e gli svela un segreto davvero molto importante che ha da sempre condizionato la sua vita. Nessuno ne era a conoscenza e Hordi va su tutte le furie, decidendo addirittura di troncare la relazione con la ragazza. Di che cosa si tratta? Cosa ha confessato Sofia di così rilevante? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!